Diversi cambi operati da Lucarelli per riprendere contatto con un successo che manca ormai da oltre un mese. Uno di questi però è forzato perché Fabrizi, 12 gol stagionali, resterà fuori per diverse settimane per un problema muscolare rimediato nel derby con il Castelnuovo. Al fianco del rientrante Orlando, nuova opportunità per El Wasni, il grande ex della sfida che sblocca subito l'incontro. Il Matese è sotto. Immediato vantaggio realizzato dal Chieti per El Wasni. Si tratta della seconda marcatura con i neroverdi dopo quella realizzata nell'occasione da subentrato con il vasto Girardi, sempre nella stessa porta sotto la curva Volpi, che sostiene a gran voce la squadra nonostante una pioggia incessante che accompagna il posticipo del turno infrasettimanale. Ma Forti, che si riprende una maglia da titolare in porta in luogo di Fusco, deve subito sfoderare il primo di una serie di interventi decisivi per evitare il pareggio di un Matese maggiormente propositivo, che prova a capitalizzare uno svarione ad opera di Bassini con Galesio in agguato e che insiste con il sostegno dei propri tifosi sistemati dietro il portiere del Chieti, che salva ancora la squadra neroverde su Tribelli. Applausi per Forti e Chieti, che con un po' di sofferenza chiude in vantaggio il primo tempo grazie al gol di El Wasni. Grande amicizia tra le due tifoserie, come nella gara di andata. C'è anche uno striscione esposto dai sostenitori del Matese in onore degli ultra del Chieti, che ricambiano con un fragoroso applauso. Ma sul campo la squadra di Lucarelli continua a subire le avanzate dei campani, che però difettano un po' in precisione sotto porta, graziato il Chieti che concede opportunità a ripetizione anche sui calci d'angolo sempre piuttosto pericolosi. I ragazzi guidati da Urbano. Si gioca in una sola metà campo. Chieti in evidente difficoltà, corre ai ripari Lucarelli con l'inserimento di Aquilanti, fuori El Wasni, l'autore del gol lampo alla sua ex squadra. Chieti che prova a sfruttare gli spazi che concede nel finale il Matese, ma Gervasi della sezione di Cosenza ravvisa un fuorigioco ancora prima che il pallone entri in porta. Sarebbe stato un passivo fin troppo severo per il Matese, che soccombe al Angelini, scavalcato in graduatoria proprio dal Chieti, che vince 1-0. Abbiamo preso gol a freddo dopo 6-7 minuti, se non erro, e poi dopo, secondo me, abbiamo creato tanto anche oggi, come domenica scorsa. Alcune situazioni non ci sono state. Non siamo stati fortunati in alcune situazioni, abbiamo il portiere in altre situazioni è stato bravo, però ci ritroviamo in 3 giorni, 2 partite secondo me dove abbiamo fatto 2 ottime prestazioni, ci ritroviamo con un punto in classifica. I complimenti, fa piacere prendere i complimenti, ma in questo momento credo che la cosa più importante sia fare i punti, perché la classifica è molto corta e purtroppo per noi oggi non ci siamo riusciti, ne abbiamo fatto soltanto uno domenica scorsa, e ho detto ai ragazzi di non fine gara di non demoralizzarsi, perché se continuiamo a giocare in questo modo prima o poi il risultato ci premierà. Sì, è stata una partita molto tosta perché loro sono una buona squadra. E soprattutto su un campo oggi a piovuta, era pesante, noi dovevamo prendere un po' di fiducia perché domenica abbiamo perso una partita importante e oggi serviva solo dare una dimostrazione che siamo vivi, che stiamo bene, e oggi volevamo vincere a tutti i costi, non importava chi c'era davanti, ma l'importante era vincere. Per me all'inizio non è stato un po' facile perché sono arrivato in una squadra già amalgamata, che stava facendo cioè non bene all'inizio, però quando sono arrivato ha iniziato a ingranare bene, facevamo gol, quindi è stato un po' difficile inserirmi, però piano piano ho lavorato, ho cercato di dare tutto me stesso anche in 5 minuti, sono contento dei frutti perché alla fine facendo questi gol, dando 4 punti alla squadra, sono molto orgoglioso e felice di aver dato questo contributo.